Ciao, benvenuti al mio canale Ceramicanto. Come sapete, ogni incontro, ogni video è dedicato a realizzare un oggettino in argilla. Il mio tutorial è indirizzato a chiunque, ma soprattutto ai bambini e alle persone che si trovano alle prime armi. Sapete che appunto insieme realizzeremo degli oggettini d'effetto, ma dall'esecuzione soprattutto. Utilizzando pochissime attrezzature, appunto, creeremo degli oggettini veramente, simpatici che, ci daranno tanta soddisfazione e soprattutto tanta voglia di continuare a diventare sempre più bravi. Detto questo, prima di cominciare il mio tutorial, appunto, vi faccio vedere in anteprima che andremo a realizzare. Quello che andremo a realizzare. Oggi, mi è venuto in mente di realizzare questo simpatico contenitore con la tecnica a lastre. Quindi vi insegnerò con questa tecnica a realizzare questo piccolo vasetto che è un contenitore. Io così ho pensato, contenitore porta stecchini che potremo mettere tranquillamente sulla mensola di una cucina. E prima appunto di cominciare ancora, vi suggerisco di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati, di mettere un like al video se vi è piaciuto. Inoltre aggiungo, se avete bisogno in particolare di realizzare un oggettino, avete un desiderio da esprimere, potete contattarmi, attraverso un messaggio su Instagram e cercherò di realizzare un video apposta per voi ed accontentarvi sarà un piacere. Intanto inquadriamo il piano lavoro e via via vi spiegherò come realizzare il nostro lavoretto. Ecco qua. Bene, prendiamo la nostra argilla. Come dicevo, la nostra argilla, come dico in tutti i tutorial, va sempre lavorata su un pezzo di stoffa di cotone, così non attacca sul piano lavoro. Prendiamo un pezzo di stoffa e cerchiamo e prendiamo un mattarello, di queste dimensioni, che è più comodo, è quello più grande, non avremo disponibile, cioè non ci rimarrebbe comodo, insomma. E cominciamo a rollare. Le rullature devono essere belle, compatte per non creare avvallamenti, quindi rulliamo un paio di volte, non ci ostiniamo a rullare di più, per ogni rullata cerchiamo, di girare la nostra argilla che vedrete piano piano si allarga senza, ostinarci e quindi si allarga senza soprattutto avvallamenti. Ora noi andremo appunto a stendere una lastra di argilla cercando appunto di, c'è un filo di cotone che è meglio togliere. Ecco qui, poi con le mani ci aiutiamo a capire dov'è la parte, più alta e allora una lieve rullata la diamo anche in quella zona. Prima di girarlo di nuovo. Ora ci siamo quasi, dovremo realizzare una lastra all'incirca di mezzo centimetro, non più bassa, non più alta, perché le lastre con questo vasetto dobbiamo realizzarlo con la tecnica a lastre, se no risulterebbe poi il bordo troppo alto, invece è più carino un bordo insomma un pochino più piccolo. Adesso le attrezzature che avete visto fino adesso sono un pezzo di stoffa, l'argilla ovviamente che è la materia che non deve mancare, e il nostro mattarello e poi vi faccio vedere che le attrezzature che possiamo utilizzare oggi, per esempio, qualsiasi supporto può essere buono per realizzare i nostri oggettini. In questo caso ho preso i miei biglietti da visita. Chi è che non ha biglietti da visita? Magari non propri, quelli di qualsiasi altra persona. Quindi incominciamo a realizzare delle piccole tesserine. Tecnica lastra, perché questa che ho chiamato appena adesso tesserina è una lastra.
Quindi per lastra si intende una parte appunto diritta, vedete? Liscia. Quindi ne andremo a realizzare 5. Abbiamo il nostro sempre supporto di carta e andiamo a tagliare soprattutto, come vedete, con uno stecchino, semplice stecchino da spiedino, più grande dello spiedino classico, no? Del classico stuzzicadenti. Ora ne facciamo un'altra. Quindi, ricapitolando, le attrezzature che avete visto sono l'argilla, la stoffa di cotone, un mattarello, uno stecchino. E ora vi faccio vedere, finita la quinta tesserina, adesso siamo alla quarta, che per incollare le nostre 5 lastre avremo bisogno della balbottina, che è un altro elemento che ci occorre per assemblare il nostro lavoretto e che non deve mancare mai, perché è la colla che si usa in ceramica, insomma, no? Ecco, adesso togliamo l'argilla che non serve, la riponiamo in una bustina. Adesso io mi avvicino il supporto così voi potete vedere mano a mano come andrò a realizzarlo. Allora, una lastra la lascio come base. Poi mi avvicino la balbottina, come dicevo, che è praticamente l'argilla resa liquida con punto dell'acqua e serve per attaccare le pareti dell'oggettino che stiamo costruendo. Per cui adesso, vedete, mi vado a mettere la colla nelle parti che devo attaccare. Vedete, ho messo la colla su questa base e l'altra. Adesso il filo togliamo. Esternamente, poi magari vedete come attacca anche sul biscotto cotto. Quindi dobbiamo stare attenti perché veramente l'argilla resa liquida è un collante molto forte, no? Però in questo caso dobbiamo pulire bene il supporto, altrimenti non ci fa staccare il lavoretto mano a mano che lo lavoriamo. Per cui sapete che faccio? È quello che farete anche voi. Lavorerete su un pezzettino di stoffa, ecco, abbiate pazienza, pezzettino di stoffa, così se cade un po' di argilla liquida, appunto di balbottina, non si incolla niente. Adesso dobbiamo attaccare l'altra tesserina, giusto? Quindi faccio la stessa cosa, metterò un po' di colla nella base sotto e un po' di colla nella base laterale. E vado ad incollare anche questa parte. Poi questa è abbastanza morbida di argilla, quindi state ben attenti, però cercate di prenderlo in mano così, il lavoretto, così vi rendete conto se l'avete attaccato per bene. Ok, poi dopo la sistemata gliela date alla fine. Adesso la tesserina, questa invece, devo metterla mentre le due tesserine laterali, vedete, le ho messe lateralmente appunto alla tesserina di base. Questa invece la devo collocare all'interno, vedete, all'interno delle due tesserine che ho appena incollato. Per cui la colla la vado a mettere
O la metto sulla tesserina che devo incollare o sulla base, è uguale, eh? L'importante è che vado a mettere la colla sulla parte che devo incollare. Ecco qua. In questo caso mi è rimasto più comodo così. Una lieve battitura, ecco qui. Quindi il nostro vasetto con la tecnica lastre sta prendendo forma. Farò la stessa identica cosa, vedete? Prendo, metto un po' di colla nella base, non tantissima, vedete? Una sola pennellata basta per tutto, eh? E poi sul lato l'altra tesserina la vado a collocare sempre all'interno. Perdonatemi, ma giro così vedo meglio, poi magari vi faccio vedere, una volta che ho incollato. Una sistematina, perché mentre lavoriamo è probabile che deformiamo leggermente, no? Il lavoretto, il nostro porta stecchini, no? La nostra scatolina porta stecchini realizzata con la tecnica a lastre è quasi terminata. I bordi, come avete visto, ecco, vedete, andiamo a arricciarli. Fatelo quasi subito, perché finché è morbida l'argilla, altrimenti vi crea problemi e crea delle spaccature. Questa è abbastanza morbida e quindi andiamo ad arricciarla. Ecco, carino, fa da manico fa da manici al nostro vasetto con la tecnica a lastre. Ecco qua ragazzi, il nostro vasetto è stato realizzato. Ecco, questi sono gli stecchini che insomma potete adagiare sopra, possiamo metterne degli altri, così farete voi. Logicamente il nostro lavoretto dovrà prima subire un'essiccazione, dopodiché chi non ha un forno lo porta da un ceramista o dallo stesso fornitore che dove ha comprato l'argilla, in genere a prezzi modici fa cuocere degli oggettini, e quindi vi riportate a casa l'oggettino con la soddisfazione di averlo fatto con le vostre mani. Ecco qui a voi il lavoretto eseguito con la tecnica a lastre. Che dire, vi auguro tanta creatività e al prossimo video. Buon lavoro!